Buongiorno a tutti e benvenuti a questo divertente e curioso viaggio alla scoperta del mondo dei gatti. Oggi parleremo di un argomento che ha affascinato gli umani per secoli, come capire il linguaggio dei gatti. I gatti sono animali molto espressivi, ma il loro linguaggio può essere difficile da decifrare. Questo può portare a incomprensioni e conflitti tra gatti e umani. Ecco alcuni consigli per aiutarti a capire meglio il tuo gatto. 1. Osserva il suo corpo. Il linguaggio del corpo è uno dei modi principali in cui i gatti comunicano. Presta attenzione alla posizione delle sue orecchie, della coda e del corpo per capire come si sente. Se il tuo gatto ha orecchie in avanti e coda alta, vuol dire che il tuo gatto è felice e curioso. Se invece le orecchie sono indietro e coda bassa, allora il tuo gatto è spaventato o arrabbiato. Se ha le orecchie le tiene dritte e coda oscillante, il tuo gatto è eccitato o agitato. I gatti fanno una varietà di suoni per comunicare. I miagolii sono il modo più comune in cui i gatti comunicano con gli umani, ma possono anche usare altri suoni, come ronronii, ringhi e soffi. I miagolii possono avere diversi significati, come chiedere cibo, attenzioni o esprimere dolore. I ronronii sono un segno di felicità e contentezza. Invece, i ringhi sono un segno di aggressione o paura. I soffi sono un altro segno di aggressione o paura. Il comportamento del tuo gatto può anche darti informazioni su come si sente. Ad esempio, un gatto che si strofina contro di te sta mostrando affetto, mentre un gatto che ti graffia sta esprimendo frustrazione o rabbia. Se invece il tuo gatto si struscia sta rilasciando feromoni per marcare il territorio e mostrare affetto. O il tuo gatto sta cercando di attirare la tua attenzione. È importante capire. Il linguaggio del corpo, i suoni e il comportamento del tuo gatto possono avere significati diversi a seconda del contesto. Ad esempio, un miagolio può essere un segno di felicità se il tuo gatto ti vede dopo essere stato assente per un po', ma può essere un segno di disagio se il tuo gatto è in una situazione nuova o stressante. Quindi è importante imparare a capire il linguaggio del tuo gatto. Ti aiuterà a costruire un rapporto più forte con lui. Con un po' di pazienza e attenzione, sarai in grado di capire cosa sta cercando di dirti il tuo gatto. I gatti sono animali molto espressivi, ma il loro linguaggio può essere difficile da decifrare. È come cercare di capire un film muto in una lingua straniera. I gatti sono maestri del linguaggio del corpo. Possono esprimere una gamma di emozioni, dal felice all'arrabbiato, semplicemente cambiando la posizione delle loro orecchie e della coda. Spero che questo ti abbia aiutato a capire meglio il tuo gatto. Se hai domande o dubbi, non esitare a contattarmi. Non dimenticare di iscriverti al canale. Grazie e a presto.